Ciao, buongiorno. Eccomi qua. Scusate, come al solito. Quindi, io che cosa ho fatto? Ho cominciato a creare il busto per ovviamente questioni di velocità. Quindi, ricominciamo a creare, come abbiamo fatto ieri per il viso, l'effetto pelle raggrinzita di un'anziana, ok? Quindi, partiamo ovviamente dal collo, che è la prima cosa che si vede in un viso, cioè nel corpo, diciamo, l'anziano ha proprio la pelle del collo è molto raggrinzita. È il discorso che vi facevo ieri, la pelle tende verso il basso, quindi mi raccomando, andiamo, portiamola sempre verso il basso, ok? Partiamo bene anche dal laterale, perché altrimenti poi riprenderla diventa un po' un disastro. E come abbiamo fatto ieri con il viso, allo stesso modo andiamo a lavorare qua dalla ascella. Ne facciamo partire qualcun'altra in questo modo, ok? E continuiamo a fare un po' di situazioni. Anche, scusate, vi stavo coprendo la visuale. Ora ho fatto il seno fin troppo, nel senso che essendo se è una vecchia, ovviamente sarà abbastanza cadente anche il suo, per di più è strega, quindi il suo seno sarà abbastanza cadente, quindi lo portiamo, non so se si vede che ho già lavorato. Abbiamo anche dipinto stamattina tra le varie cose, quindi ok, quindi ve lo ricordate il discorso che vi facevo ieri quando facciamo le rughe? Non fare una linea netta, ma andare co come se aveste la tremarella, ok? In questo modo, da una parte, dall'altra. Poi qui avremo il seno. Bene, ça va bien? L'unica parola che so di francese, quindi sappiatelo. Ok, ora io l'ho fatta abbastanza veloce, ragazze. Abbiamo il nostro viso, che è quello che abbiamo fatto ieri. Ecco, quando vi trovate in questa situazione, per sfilare il viso ed evitare di rovinarlo, io faccio così, metto tra indice e medio, ok? Appoggio così la testa, blocco con questa parte della mano, blocco la nuca e giro lo stuzzicadenti. Esattamente in questo modo, ok? Per evitare di deformare il tutto. Dopodiché lo stesso stuzzicadenti noi lo possiamo infilare nel eccolo qua, quindi andiamo a tagliare, ok, lo stuzzicadenti e infiliamo la testa. E questo viene così. Adesso che cosa facciamo? Io ho già preparato della pasta di zucchero, è venuta un po' scura, però ripeto, non avevo tantissimo tempo a disposizione. Quindi possiamo cominciare, facciamo dei salsicciotti con un pennello, andiamo a creare l'effetto capello, quindi righiamo bene la pasta di zucchero, tagliamo a 45 gradi, ok, e forse era meglio prima allora, che se no siete troppo vicini e si vede male, ok? E cominciamo a posizionare la pasta di zucchero. Dopodiché andiamo a, ecco qua, a attaccare in questo modo il capello. Qua è troppo gonfio per i miei gusti e allora non faccio altro che lo porto, vedete, più verso l'alto. Ok, così. Ok,
Ok. Così. Così. Ok. Poi, come prima, taglio a 45 gradi in diagonale e andiamo a posizionare l'altro. Io, come al solito, ragazze, ve lo faccio solo dal davanti perché sennò diventa anche noioso per voi che mi state guardando, ok? Tecniche. A questo punto io ho preso la pasta marrone, come avete potuto vedere, e volevo farvi un cappello marrone, pasta di zucchero marrone. Ci prendiamo, dipende poi da quanto lo volete fare grosso il cappello, ok? Però allora la pasta tende ad asciugare molto più velocemente. Così, poverina, le sto facendo una testa che meglio lasciar stare. Ecco perché l'ideale qua sarebbe stato col coppapasta tondo fare, diciamo così, la tesa del cappello. Io in questo momento il coppapasta tondo non ce l'ho e quindi sto cercando di farvelo a mano in 4-4-8, cosa che sicuramente non mi verrà. Infatti, è venuta una mezza schifezza. Ecco, quello che potete fare in questo caso è tagliare fate lo scalpo alla strega in modo da poter appoggiare, cioè vi faccio vedere, non vi allarmate, ragazze. Ok, io taglio l'ultima parte della testa, ora non ridirete, e dopodiché ci appoggio il cappello, ok? Ovviamente diventa più facile, ok? È diventato. Ora il cappello non è un granché, mi rendo conto, l'ho fatto molto velocemente, però il senso è quello. Va bene? Adesso noi possiamo con il pennello andare a creare delle. Ecco, per chi mi chiedeva della pasta di zucchero, dalla prossima settimana sarà nuovamente tutta disponibile perché alcuni formati erano finiti e adesso rientrerà a partire da lunedì, martedì della prossima settimana le avrete di nuovo tutte disponibili, ok? Io nel frattempo sto cercando di fare il cappello in tempi brevi, il più velocemente possibile. Cerchiamo di dargli un po' di movimento, come sempre con un pennello da pittura ci possiamo aiutare. Ah, ok, meno male, pensavo di aver perso anche di essermi dimenticata anche il mattarello, invece almeno quello lì ce l'ho e me lo sono ricordato. Ci stendiamo un po' di pasta di zucchero. Ah. In questo caso viola, ok, la tagliamo così, tagliamo via una striscia e dopo aver un po' ammorbidito qui la linea di taglio, ci pieghiamo un po' questa striscia e la andiamo a cominciamo a posizionarla, diciamo così, ecco, pieghiamo verso l'interno, creiamo una bombatura. Ora vi spiego perché. Stesso discorso da questa parte. Ok, ora poi la sistemiamo. Ora voi la vedete tutta bombata così e fa ovviamente pena. Che cosa facciamo? Col pennello la schiacciamo, quindi creiamo praticamente una piega. Anche due se ci stanno per dare movimento anche al nastro viola 2 e anche qua diamo un po' più di ok, e via.
Questo glielo dobbiamo. È venuto un po' spessa, eh. Dobbiamo. Potremmo mettergliela. Ecco, poi decidete voi com'è che glielo volete mettere questo caspita di cappello, che indubbiamente si sarebbe potuto fare meglio, siamo onesti, ma il tempo a disposizione è veramente pochissimo, ok? Bene, e, eccoci, aspettate che ve la faccio vedere. La nostra strega quasi finita, ovviamente mancano i capelli dietro, avrei dovuto colorarle un pochino anche il corpo, ma per motivi di tempo non ce l'abbiamo fatta. Quindi, chi volesse rivederselo anche la diretta di ieri, il corpo, la colorazione, i capelli, il busto e il cappello. Ragazzi, sono qua per qualunque necessità, scrivetemi. Tutti i nostri prodotti www.bimagenta.it, spese di spedizione gratuite per ordini superiori ai 29 euro. Se avete dubbi o necessità, sono a vostra disposizione. Buona giornata. Ciao, baci baci.